Adesso non so, più o meno come vuoi organizzare. Giuseppe è pronto e finirà poi lui alla grande con una vita straordinaria da raccontare. Nello shopper trovate questo volume che sta andando alla grande, l'abbiamo presentato in tanti modi, al Salone del Libro di Torino, abbiamo fatto un reading proprio 15 giorni fa a Roma, sempre in un luogo della cultura, alle Termine Diocleziane, che sono state anche esse nominate oggi più volte. E lui adesso è un atleta paralimpico, spera di vincere gli europei l'anno prossimo, però la cosa importante è questa vita straordinaria, quindi non più le vite straordinarie, primo volume dell'altra volta, personaggi storici eccezionali, ma persone ordinarie che dopo un momento di difficoltà hanno ripreso una nuova storia, una nuova rinascita, come abbiamo detto anche nel titolo del suo intervento. E questo grazie all'informazione su Rabel, ma anche a quello che fanno sul territorio molti funzionari socioeducativi. Io dico ancora assistente sociale, perché questa parola funzionario socioeducativo mi mette un pochettino di disagio. Invece magari appunto questa vecchia figura, non vecchia, giovanile, dell'assistente sociale che dà sempre appunto invece questo re, perché appunto penso, mi dà questo senso insieme materno, ma anche di accompagnamento, di figura appunto di madre, sorella, amica, poi Giuseppe ci dirà se è così e quanto è stato importante. Prego, Filomena Zaccarini. Buonasera a tutti, io ho la libertà di parlare prima del mio progetto, me la prendo, e poi magari farò accenno al progetto della collega. Auguro a tutti un buon pomeriggio, a tutto il parterre dei professionisti che mi hanno preceduto, a un ringraziamento di cuore insuperabile per tutto il lavoro che fa, per come ha portato avanti questo lavoro, per tutto lo staff qui presente e per chi ha lavorato dietro le quinte. Ma non me ne voglia nessuno, io devo salutare di cuore la mia dirigente della direzione centrale, la dottoressa Pinsello, perché noi ci siamo conosciute tempo fa in un contesto molto simile a questo e la nostra stima è stata un crescendo. Per quanto mi riguarda ve la spiego, lei si trova nei palazzi dove le idee vengono formulate in maniera astratta e quindi lei vuole garantire che quelle idee vengano messe sul campo, per cui io so che lei apprezza molto il lavoro che viene fatto a livello territoriale, perché vedete, per molti l'INAIL è ancora un ente squisitamente assicurativo, per qualcuno ancora di controllo, per pochi invece è un ente sociale. Io stasera mi sento di dire e azzardo nel dire che è un ente altamente umanitario, se penso a tutte le attenzioni che l'INAIL dà all'infortunato all'indomani di un infortunio. Vero è che se io adesso stasera mi dovessi immaginare di farvi un regalo, io vi regalerei la parte più bella del mio lavoro, cioè quella della rinascita, quella del fine percorso riabilitativo. Vi risparmierei tutta la parte del dolore, del trauma, della sofferenza, perché vedete, proprio questa platea forse non è preparata a trattare con una materia così delicata. Ecco perché l'INAIL punta molto sulla formazione dei suoi operatori, poi chiamiamoli pure funzionari, assistenti sociali. Il problema è che noi dobbiamo essere preparati ad accogliere l'infortunato in una presa in carico globale, perché queste persone dopo un infortunio da lavoro hanno visto stravolgere la propria esistenza ed è in questo contesto che si vanno a realizzare quelli che sono i progetti che coinvolgono non storie al limite. Il denominatore comune di queste persone che noi coinvolgiamo nei nostri progetti di riabilitazione sociale è l'unico denominatore comune, come dicevo, è l'infortunio, che ha cambiato loro la vita, per cui noi cerchiamo di sostenerli nel rimettersi in sintonia con la vita quotidiana, lavorativa e con la vita sociale. Ora, questo progetto che noi abbiamo chiamato Una Marcia in Più, e anche il titolo non è un caso, vede le sue radici già in 5 edizioni, per cui susseguitesi negli anni, e sono ormai 5 anni, voi dite, a questi piace vincere facile perché il primo è andata benissimo, il secondo uguale, no, ogni
ogni edizione si è differenziata dal primo, perché siamo riusciti ad aggiungere sempre qualcosa in più da rendere originale il successivo. Allora, il primo è stato esattamente un viaggio su fuoristrada e diciamo così un viaggio avventura, ma dico semplice, tanto per non sminuire l'importanza. Il secondo lo abbiamo voluto condividere con la Regione Calabria. Il terzo invece abbiamo aggiunto sempre più partner. Il quarto, che è quello del quale vi racconto, una marcia in più, abbiamo aggiunto non solo ai nostri infortunati da lavoro altri disabili altrettanto gravi, parlo di autismo, ragazzi affetti dalla sindrome di Down, persone affette da nanismo, ma ci siamo voluti spaziare in un viaggio a tutto tondo per la nostra amata Basilicata. E così a bordo di fuoristrada abbiamo cominciato dal Cristo di Maratea, qui c'è stata una furbata perché ci siamo fatti dare proprio la benedizione dal Cristo che domina tutta la costa tirrenica. Maratea, per chi non lo sapesse, è denominata la perla del Tirreno. Da qui poi ci siamo avventurati verso il castello di Valsigni, abbiamo visitato le stanze di Isabella Morra fino a raggiungere anche Tursi con la sua rabatana. Ora io parlo soprattutto a voi che per la prima volta siete venuti in Basilicata. Vedete, la Basilicata è una terra straordinaria perché ovunque si va, ogni posto che si scopre sembra appartenere a popolazioni diverse. No, siamo popolazioni che ci siamo ben integrati, noi quindi conosciamo a prescindere l'integrazione. E fino a spingersi dalla Rabatana, che è una collina fatta di dirupi e rocce, e siamo arrivati fin lassù, siamo arrivati fino qui a Matera. Ora, Matera, potrei utilizzare un termine che ha utilizzato un noto critico d'arte, molto discutibile per la sua goliardia, diciamo così, anche di un linguaggio un po' spinto talvolta. Lui dice: Matera o la odi o la ami. Personalmente non ho ancora incontrato nessuno che possa non amare Matera, e qui io farei veramente un applauso a tutti i materani almeno presenti in sala, se non altro perché devono conservarci questo gioiello, non solo per l'occasione di Matera capitale della cultura 2019, io ce la voglio immaginare in eterno anche quando noi non staremo più, a proposito di anzianità. Però dicevo, per quanto io vi sto raccontando, esistono agli atti video e foto. Qualche foto non sarò avara, ve la farò vedere. Il progetto ha dato vita quindi ad un'esperienza straordinaria a bordo di fuoristrada, attraverso un'esperienza di viaggio su jeep messi a disposizione da Jeep Italia, completamente nuovi. L'equipaggio era composto da piloti normodotati, da copiloti affetti da disabilità da lavoro, ma qui parliamo di disabilità da lavoro grave, paraplegici, amputati, quindi parliamo di una disabilità che veramente ha stravolto la vita, non è stato proprio come spezzarci un'unghia la mattina, per intenderci. Quindi dicevo, accanto poi abbiamo voluto veramente, e qui forse abbiamo usato, aggiungere persone con altre disabilità, ragazzi affetti da autismo, come dicevo, ragazzi con la sindrome di Down. Però devo dire la verità, pur azzardando, non sono state deluse le aspettative e gli obiettivi sono stati tutti raggiunti. Ora però mi taccio per un attimo, vi scorro e vi faccio vedere un po' le nostre foto. Ecco, qui cominciamo a vedere le prime Jeep messe a disposizione da Jeep Italia, con tanto di bella pubblicità anche per noi. Vedete, qui poi vi spiego questi due perché sono vestiti così, no? Vedete i nostri due che sono proprio qui della sede INAIL di Matera, e c'era un ragazzino anche Down. E beh, qui voglio dire, è facile capire chi è qui. Queste sono, è una delle stanze del castello di Isabella Morra, è una fotografia che a me mette tanta emozione, faccio finta che non è qui vicino a me, davvero, e voglio dire, io me la sono proprio regalata, la tengo in ufficio da me. Poi ecco, qui siamo sempre nei dintorni del castello di Isabella Morra, qui siamo sulla Rabatana, quindi non vi ho detto bugie, noi siamo andati fin su.
Certo, ci siamo fatti, vedete qui, sembra che qui c'è una rampa, invece questa rampa non hanno preso bene le misure, per cui è stato difficile salire qui su, ma noi non ci siamo arresi, se, guardate questa, ditemi se questa non vi dà un'emozione grandissima. Questi ragazzi sono tutti e due di Rotonda, ti ho dato del ragazzo, fra un po' anche tu non lo sarai più. Questa è bellissima, cioè significa, sembrano proprio sospesi in aria i nostri. Siamo arrivati fino alla costa ionica e vedete che bello, qui è uno dei nostri lidi attrezzatissimi per arrivare con quella particolare sedia fino in acqua. Ecco, qui sono momenti di grande goliardia, questo è il nostro, ecco, questi sono tutti insieme. Ecco, qui il nostro campione ci fa vedere in una posa del suo sitting volley. Qui siamo sempre in una bella palestra. E a proposito di questa palestra e di questo sport particolare, io devo salutare, non l'ha fatto nessuno fino adesso, è presente tra noi il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Regionale, lui è un uomo di grande sport, per cui dobbiamo dargli veramente un premio di resistenza, è stato seduto con noi da questa mattina fino adesso. Grazie, grazie. Io ho regalato questa bella copertina che ormai fa parte della mia cara biblioteca che ho in ufficio. Ora volevo continuare un po' con il progetto e dirvi qual è stata la parte anche più difficile, se vogliamo, forse più faticosa, ma ci siamo riusciti, è quella di creare delle sinergie in questo progetto. Allora, prima di tutto volevamo coinvolgere enti pubblici e privati, ci siamo riusciti. La prima azienda che abbiamo coinvolto è stata l'azienda per il turismo, l'APT di Basilicata, che quell'anno, quindi l'anno scorso, aveva proprio tra gli obiettivi quello del turismo accessibile, per cui pensate, si è addossata i costi di vitto e alloggio di tutta la carovana e ci ha veramente sostenuto in questo progetto, un grazie particolare all'allora direttore. Poi ci siamo fatti assistere dalla motorizzazione civile, perché dicevo anche la sicurezza sulle strade aveva la sua importanza, quindi la motorizzazione civile ci ha messo proprio a disposizione i suoi esperti. I carabinieri in quanto corpo forestale dello Stato, perché essendo su jeep non ci potevamo perdere l'occasione di passare attraverso i boschi laddove il percorso ce lo consentiva. E Jeep Italia. Jeep Italia ha messo a disposizione tutti i mezzi, completamente nuovi arrivati da Torino, e una troupe televisiva e fotografica che è servita per la sua pubblicità, la FC di Melfi. Pensate, la FC di Melfi, che probabilmente voi non conoscete, o quantomeno la dovreste conoscere perché è una delle realtà che domina a livello mondiale, ha aperto le porte del suo stabilimento il giorno della presentazione della conferenza stampa del progetto. Vedete, lì abbiamo potuto creare l'evento nell'evento. Aprire le porte di uno stabilimento è significato toccare con mano quella che è stata la realtà della robotistica e quindi i nostri ragazzi si sono estasiati perché hanno potuto vedere e toccare con mano qual è questa bellissima realtà. Difficilmente la Fiat apre le sue porte. Accanto alla Fiat poi c'è stata veramente una casualità, è presente la Barilla, anche la Barilla chi non la conosce. Bene, noi l'abbiamo visitata il giorno stesso, che oltre a regalare i suoi prodotti da forno, che sono stati una bella leccornia per tutta la settimana, perché il viaggio, non so se ve l'ho detto, si è articolato nell'arco di una settimana, abbiamo potuto avere contezza di che bella realtà è la Barilla, e personalmente mi sono data anche delle spiegazioni di quelle belle pubblicità che ci hanno fatto compagnia durante tutti questi anni della bella famiglia del Mulino Bianco. Bene, la Barilla nasce da un'idea progettuale di bella famiglia.
Italia. E qui abbiamo potuto vedere, vivere con mano una realtà inclusiva, produttiva, delle più belle. Nella linea produttiva c'erano tre ragazzi down e il direttore parlava di loro come dei lavoratori esemplari. Ditemi se questo non è stato un progetto realmente riuscito. Gli obiettivi di questo progetto sono stati tutti raggiunti. La integrazione tra persone che si conoscevano appena, dove la filosofia del gruppo è stata quella di io ce la posso fare, io posso raggiungere gli obiettivi alla pari di chi mi sta accanto. E quindi il primo obiettivo è stato completamente raggiunto. La voglia di conoscere posti nuovi, tanto nuovi ma anche tanto vicini a loro, con occhi completamente diversi. Poi c'è stato veramente un pizzico di sana avventura che non ha veramente lasciato ognuno di loro, si è fatto guidare da quella che era l'avventura di quei giorni. Quindi l'entusiasmo si è caricato ogni giorno di più. E tutto questo, ripeto, esistono dei video agli altri, non ve li ho portati anche perché immaginavo che l'ora si faceva tardi. Poi se siete curiosi ne lascerò copia superabile che probabilmente con tanto di liberatoria questa volta potrà far girare il video. Ognuno di loro alla fine di questo viaggio è diventato davvero ambasciatore di se stesso. Ora abbiamo cercato veramente di pensare ad ogni cosa, alla scelta degli infortunati che abbiamo veramente voluto che arrivassero da tutta la Basilicata, quindi li abbiamo presi un po' dappertutto. La Basilicata è una regione grande, siamo numericamente pochi e quindi voglio dire li abbiamo presi davvero un po' dappertutto. Poi abbiamo e qui siamo stati agevolati da loro stessi, perché dicevo l'entusiasmo, il fatto che tra loro c'era chi aveva il sogno del cassetto di diventare un pilota, però voglio dire probabilmente non lo diventerà, ma ha già preso il brevetto per portare il deltaplano, e parliamo di un paraplegico. Così come tra loro c'era chi scia sul monosci, un amputato altissimo di gamba, l'abbiamo visto in foto, e ci dicono che le sue sciate sul Trentino non sono delle passeggiate. Quindi voglio dire, ad ogni modo persona che aveva affrontato il viaggio non aveva contezza di dove la carovana poteva portarli. Ora, che cosa è stato? Vi dicevo, l'ingrediente assoluto è stato l'entusiasmo e lo spirito di avventura. Ora la regola e il motto che ha guidato tutti dall'inizio alla fine, ve l'ho detto, è stato io ce la posso fare, io posso sfidare me stesso con tutte le mie forze, e laddove agli occhi degli altri tutto quello che faccio è praticamente impossibile. Ora dicevo, i risultati sono andati forse oltre le aspettative di ognuno di noi. C'è stata una forte condivisione nel gruppo. La differenza, vedete, non c'è stata nelle loro diversità. Vi dicevo, qui parliamo di persone amputate, ripeto ancora, ragazzi con la sindrome d'autismo, no, la differenza non era nella loro diversità, era nelle loro storie. Si è creato un contenitore di emozioni laddove ognuno di loro ha avuto l'opportunità di raccontarsi, di raccontare la loro storia, ma alla fine di non sentirsi soli, e questo è il vero successo di questo progetto. Ora io sto per concludere. E quando sto per dirvi, immagino che non sarà un fatto originale, perché per fortuna sono in via d'estinzione quel senso di benevolenza, di fratellanza astratta, di pietismo nei confronti delle persone con disabilità. Personalmente io credo fermamente che non esistono persone handicappate, non esistono persone diversamente abili, non esistono persone con disabilità. Personalmente esistono persone con le diversità, come diverso è ognuno di noi, e sarà questo concetto a farci realizzare
progetti ancora nuovi, ancora più nuovi di quelli che abbiamo fatto fino adesso, per abbattere non solo le barriere fisiche. In fondo, in questa stanza, la prima barriera fisica è questo gradino, quelle probabilmente ci saranno sempre. Noi invece vogliamo, i nostri obiettivi saranno quelli di abbattere le barriere mentali e sociali, questi saranno i nostri veri obiettivi. Ora non mi rimane davvero che ringraziare non solo chi ha creduto in questa iniziativa, intanto ringrazio anche voi per questa attenzione e ritengo che siete davvero coraggiosi, quindi vi ringrazio ognuno di voi per avermi ascoltata. Io non amo guardare molto al futuro, sarà pure veramente per gli anni che passano, e oggi mi hai colpita nel segno, per cui torna questo fatto dell'età. Amo invece vivere il mio presente, per cui mi sento proiettata nel mio presente perché vivo del mio lavoro, che vedete da ogni piccolo sforzo mi regala sempre tante soddisfazioni. Ecco che metterò sempre a disposizione quella che sarà la mia professionalità, la mia esperienza, perché semplicemente credo che avere una mentalità vincente non aiuta solo gli audaci, ma rafforza i veri valori della vita. Io in fondo il non abbattersi mai l'ho imparato proprio dai nostri infortunati. In questo so di non essere sola, perché sola non andrei da nessuna parte. Se tutto ha funzionato, significa che ha funzionato il bel gioco di squadra, a cominciare dalla mia dirigente e da tutti i collaboratori. Perché vedete, se un'idea diventa un progetto, se un progetto diventa una cosa straordinaria, perché significa che tutti ci abbiamo creduto allo stesso modo. E poi ho un altro segreto. Stasera io mi sento particolarmente generosa, è un po' il mio mantra. È quello di alzarsi ogni mattina con il sorriso, e se non riuscite a tenerlo fino a sera, almeno fino a pomeriggio, perché tutto quello che facciamo deve portare la nostra impronta, sia nella nostra vita privata così come nel lavoro, perché vedete, la vita ha due doni preziosi, la bellezza e la verità. La bellezza la scopriamo tutti i giorni nel cuore delle persone che amiamo, la verità solo nelle mani di chi lavora. Ora io vi ringrazio, però veramente ascoltate la testimonianza di Giuseppe, che sarà un balsamo per l'anima di tutti. Prego.